tutte. Allora, nonostante il piccolo inconveniente che ho avuto con le poste italiane, ho deciso di fare comunque il video sugli acquisti da Hobby Perline. Ho acquistato pochissime cose, ma ho voluto fare un acquisto soprattutto per i Rivoli Swarovski. Allora, ho preso i Rivoli da 12 mm, anzi tutti li ho presi da 12 mm. Questo è il Crystal AB, che ha, come vedete, dei riflessi veramente assurdi. Cerco di far mettere a fuoco la fotocamera, eccolo. E non ho nulla da dire, è stupendo, guardate che riflessi. Poi ho preso il rosso Siam, che è questo qui, bellissimo rosso, rosso scuro, rosso sangue. E poi ho preso il blu Sapphire, che è questo qui, che dal sito sembrava molto più scuro, ma in realtà quando ci batte la luce dà anche dei riflessi sull'azzurro. Ho preso poi tre castoni per i rivoli da 12 mm, perché ovviamente li vendono solo per i rivoli da 12 mm, e sono questi qui. Ho preso questo con un solo gancino, perché ho intenzione di farci degli orecchini e ho visto, diciamo, la differenza a seconda del rivoli che ci vado a mettere, nel senso, con un rivoli blu questo castone sta veramente bene, risalta molto il cristallo, mentre con il rivoli Crystal AB, secondo me perde un po'. È comunque bello perché il cristallo che ci vado a mettere ha dei riflessi bellissimi, ma secondo me perde un po'. Quello con il Rivoli rosso l'ho già applicato, ho utilizzato la Super Attack per applicarlo all'interno del castone. Sara me l'aveva sconsigliata perché può essere che con alcuni componenti faccia reazione e quindi rovini il componente. Ma io, diciamo, ho fatto molta attenzione quando la sono andata a mettere all'interno del castone. L'ho messa qui all'interno, poi ho cercato di mantenere il castone parallelo al tavolo. Ho aspettato 2-3 secondi comunque che diventasse meno fluida. Poi ci sono andata ad appoggiare il rivoli sopra. Ho premuto per tipo 30 secondi e poi si è fissata. E ho utilizzato questa qui di Super Attack, che è quella nuova, che asciuga più in fretta e dovrebbe essere anche più forte rispetto a quella della vecchia versione, insomma. Solo che io i cassoni ne ho presi tre soltanto perché pensavo che le confezioni dei rivoli fossero da uno. Quindi avevo acquistato tre colori di rivoli per fare la prova con tre cassoni. Invece mi sono ritrovata con sei rivoli e tre cassoni, quindi prossimamente farò un altro ordine. Poi ho acquistato quattro connettori, questi qui, che sono i chandelier o candelier, boh. Per creare degli orecchini che dessero comunque un effetto di, non so, ramoscello, stelo di un fiore, delle cose del genere, per farvi vedere, quello che ho fatto, anzi quello che volevo fare, perché non penso sia completa come creazione, penso che sia un po' spoglia. Avevo intenzione di creare una cosa di questo genere, ma ovviamente ci dovrò aggiungere qualche altro Swarovski o qualche altra perlina colorata, perché così non lo so, mi sembra un po' povero come orecchino. E poi ho acquistato l'ultima cosa, questo filo di cotone dallo spessore di 2 mm, sono 10 metri. Aspettate che devo trovare, stiro tutto fuori, fatto prima, eccolo. Io pensavo che fosse molto più sottile da 2 mm, invece è abbastanza spesso come filo. Comunque la qualità di questo filo rispetto al filo che ho acquistato mesi fa dalla stamperia è superiore, nettamente superiore, molto ma molto più liscio rispetto a questo qui della stamperia. E poi c'è stato un piccolo omaggio da parte loro, mi hanno dato due perline, aspettate che le prendo, in quarzo rosa, sposto il filo, non so se mi convenga tirarle fuori dalla bustina perché è molto probabile che mi cadano a terra, comunque ci provo, eccole.
tiro fuori solo una. Io adoro queste perline piccole, mi piacciono troppo. E quindi penso che prossimamente farò un altro acquisto per prendere altri tre castoni e forse altri rivoli perché sono veramente meravigliosi. E nulla, ultima cosa da dirvi, ho acquistato, come avete notato, c'era uno sfondo molto familiare al mio canale, ops, questa scatola dai cinesi a 1,50€ dove tengo praticamente tutto quello che mi serve per i mercatini. Quindi praticamente ci tengo le bustine, i sacchettini e poi ho acquistato anche questo qui dai cinesi che praticamente lo utilizzerò per abbellire il mercatino. Sono tanti regalini di Natale che metterò così sulla bancarella, insomma. E nulla, questo è tutto, al prossimo video sperando che sia quello del concorso perché non vedo l'ora di farlo e spero di, diciamo, cercare di trovare una soluzione per la PostePay, o meglio spero che mi ridiano i soldi perché comunque erano abbastanza. E nulla, nel prossimo video, ciao!